Pace, cari fratelli, vi saluto anche stamattina. Ringraziamo il Signore per quest'altro momento che possiamo avere insieme intorno alla parola di Dio. Prima di leggere il testo biblico e condividere qualche riflessione, volevo solo ricordare in modo particolare ai membri della nostra Chiesa qui a Catania, in Via Susanna. Ieri abbiamo già mandato un avviso dandovi delle informazioni per quanto riguarda il desiderio che abbiamo stasera alle 19:30 di vederci virtualmente sulla piattaforma Zoom. Non so quanti potranno collegarsi, ma sarà un momento molto informale, un incontro così molto semplice, neanche da definire come un culto, ma magari darci la possibilità di vederci, scambiare tra di noi qualche saluto, magari anche elevare, perché no, una preghiera. Infatti non sarà né registrato questo incontro, neanche sarà mandato sui canali social, ma sarà un momento di tranquillità tra di noi, nell'intimità della comunione fraterna della nostra Chiesa. Facciamo questa prova, vediamo quanti potranno collegarsi, quindi vi ricordo questo appuntamento stasera alle 19:30, quindi stasera sabato, sul piattaforma Zoom. Poco prima dell'incontro vi manderemo il link, così potete cliccare sopra per entrare poi nella sala conferenza virtuale. Bene. Vogliamo leggere allora un brano che troviamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 9, verso 10. Atti capitolo 9, leggiamo insieme dal verso 10. Ora a Damasco c'era un discepolo di nome Anania e il Signore gli disse in visione: Anania. Egli rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Alzati, vai nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso, chiamato Saul, perché ecco egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, ho sentito dire da molti riguardo a quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Vai, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. E dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che egli è il figlio di Dio. Bene, giusto qualche semplice riflessione. La Chiesa nascente stava vivendo una ondata di persecuzione, violenta, forte. A Gerusalemme, proprio per mezzo di Saulo, tanti santi, come abbiamo letto, tanti credenti hanno subito del male. La Chiesa viveva una crisi, un momento davvero difficile. Ora Saulo
sta per recarsi a Damasco per continuare questa opera di persecuzione nei confronti dei seguaci di Gesù. Ma nel mezzo della crisi, Anania viene chiamata da Dio per visitare Saulo, per pregare insieme a Saulo. Anania è sconvolto e anche un po' scettico. Perché? Perché non riesce a pensare minimamente che questo Saulo poteva essere convertito, salvato. Cioè, Anania non riesce a immaginare che Dio abbia fatto un miracolo. Non riesce a capire, ma com'è possibile che quest'uomo che sta facendo così male alla Chiesa ora è in preghiera? Quasi come vorrebbe chiedere spiegazioni da parte del Signore. È scettico, ma credo anche stupito, meravigliato. Cosa voglio dire stamattina semplicemente, fratelli? Che Dio è in grado, proprio nel mezzo di una crisi, in un momento difficile per la sua Chiesa, egli è in grado di manifestare la sua totale sovranità, egli è in grado di dimostrare quanto lui sia potente. E proprio in questo momento particolare per la Chiesa nascente, egli dimostra che egli, davvero Dio, lui è il Signore. La soluzione è convertire chi sta perseguitando la Chiesa, raggiungere Saulo, far capire a Saulo, rivelare la sua persona a Saulo. Chi sei, Saulo? Sei colui che stai perseguitando me, ma chi sei tu, Signore? Queste erano le parole di Paolo. Saulo, e poi che divenne Paolo, sono Gesù. Gloria a Dio, fratelli. Nostro Dio è lo stesso Dio, il quale fece una cosa quasi impossibile da immaginare, la soluzione. Chi avrebbe mai pensato? Il Signore proteggerà la sua Chiesa, il Signore libererà i credenti di Damasco, convertendo proprio colui che stava venendo per fare loro del male. Dio fa cose stupende, straordinarie. Dio fa al di là di quello che noi possiamo mai pensare, immaginare. Gloria a Dio, e possa il Signore oggi, in questo momento, sì, proprio in mezzo a una crisi che anche noi come Chiesa stiamo vivendo, anche noi stiamo avendo dei disagi, possa il Signore ancora una volta manifestare la sua gloria in modo miracoloso, in un modo che noi non potremo mai neanche immaginare, e noi potremmo ancora oggi rimanere stupiti dinanzi alla potenza, alla sovranità dell'Iddio che noi serviamo. Che questo pensiero possa accompagnarci in questo giorno. Dio può, in mezzo ad una crisi, in una situazione che sembra impossibile, fare qualcosa di glorioso, straordinario, stupendo, come proprio ha fatto in questo testo che abbiamo letto. È intervenuto cambiando, salvando, trasformando colui che perseguitava la Chiesa. Dio ancora oggi è grande. Vogliamo aspettare da Lui cose grandi per la nostra vita. Pace a voi. Dio ci benedica insieme.